Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi degli acquisti che ho fatto alla Lidl. A questo giro vi metterò anche delle cose da mangiare, perché è uscita, in realtà dovrebbe uscire la settimana prossima, cioè questa, non so quando caricherò il video comunque. Però queste cose c'erano di già, quindi sono andata sabato e erano già fuori. Forse è per quello che a volte le cose in offerta della settimana non le troviamo, perché le mettono prima. Comunque, allora, della settimana orientale ho voluto prendere due di questi. Uno l'ho già mangiato, l'altro ancora no, ma è diverso, non è fatto così, ha un altro gusto. Non l'ho preso perché è in frigo, oggi fa particolarmente caldo, lo voglio tenere lì. Comunque, questi sono bocconcini di pollo con salsa al curry e riso. Buonissimi, buonissimi. Questa salsina al curry, si sentiva anche il latte di cocco, mi è piaciuto tantissimo. Se ricapito alla Lidl lo riprendo. Ovviamente sono prodotti che non è che si possono mangiare tutti i giorni, perché non credo siano proprio sanissimi, però se siamo in velocità questi sono veramente molto buoni. Si possono cucinare in padella o al microonde, io l'ho messo al microonde. Veramente molto buono. L'altro non è riso, ma è pollo in un qualche modo strano. Comunque c'erano solamente questi due gusti. Poi ho preso questi due succhini di frutta. Anche qua c'erano solamente questi due gusti. Allora, uno è questo qua, che è con succo di mela, uva, lamponi e pitaia. Che nulla di che, io sono qua, l'ho quasi finito. Si sente particolarmente la mela, non è male, ma non è neanche il mio preferito. L'altro invece è questo qua ed è con succo di mela, uva, purea di mangostano e purea di zenzero. Questo è molto più buono, anche se per i miei gusti si sente troppo lo zenzero. Se amate lo zenzero è fantastico, un succhino di frutta bello fresco allo zenzero. Quindi se lo zenzero vi piace, questo sicuramente fa il caso vostro. E poi come ultima cosa ho preso la birra thailandese. Questa qua mi ricordo che la bevevo sempre in Thailandia, mi piaceva anche molto. Io non amo la birra, io non amo comunque gli alcolici in generale, bevo molto molto poco, però la birra proprio non mi piace. Però questa l'ho voluta prendere, ho preso una sola bottiglia, solo per, ecco, il ricordo del gusto di quel viaggio. Comunque me la ricordo che era buonissima, non costa tanto, quindi vi segnalo anche questa. Poi una cosa che non c'entra niente con la settimana orientale, però ve lo volevo mostrare perché quest'estate ne sto finendo quantità industriali, è questo gelato qua, che sono le coppette al caffè tipo coppa del nonno. Io sono sempre stata amante dell'originale coppa del nonno, e quando prendevo, diciamo, le sottomarche non mi sono mai piaciute più di tanto. Questa qua invece è buonissima, quindi ve lo segnalo perché è veramente molto buono. La marca è I Gelatelli. Buono, a me piacciono un sacco, veramente. A volte invece di pranzare mi mangio la coppetta di gelato, è buonissimo. Poi ho preso delle cose beauty. Allora, ho trovato la linea Ocean Care. Volevo acquistare anche il contorno occhi, ma il contorno occhi non l'ho trovato. C'era la crema notte, ma non ho bisogno di creme notti perché ne ho tante di creme. E poi era praticamente lo stand era pieno di queste creme notti, il fluido e la mousse. Allora, io ho preso questa mousse che è una schiuma detergente. Ho visto dei video, sembra proprio una schiuma da barba. 150 ml, quindi è una misura un po' più piccolina rispetto alle normali misure di questi prodotti, però volevo provarla perché appunto era attratta da questa consistenza della mousse. E poi ho preso il fluido, questo qua è fluido 24 ore, protegge dagli effetti nocivi delle radiazioni solari perché ha un fattore di protezione 15,
garantisce l'idratazione durante le 24 ore, idrata, protegge dal sole, queste sono le sue funzioni. L'ho preso perché in genere i sieri viso, i fluidi per il viso della Sien sono fantastici, quindi ho voluto prenderlo. La confezione è così, non voglio ancora aprirlo perché sto finendo tre prodotti che sono un po' agli sgoccioli, quindi voglio togliermi di mezzo quelli, se no ho troppe cose aperte, e poi passare a questo da utilizzare appunto in combo con la sua mousse. Però appunto, siccome questi prodotti erano usciti già da qualche giorno, pensavo di non trovare niente, invece da me lo stand era pieno, quindi ve lo segnalo, magari è pieno anche da voi. Poi ho trovato, finalmente l'ho ritrovata, la mia amatissima maschera per capelli alla castagna di PH Bio. Questa maschera mi era piaciuta tantissimo, non l'avevo più ritrovata, l'ho trovata sabato. Anche qua questi prodotti dovrebbero essere in offerta dalla settimana questa qua, non da quella precedente, invece l'ho trovato e ho voluto prenderla. Costa sulle 3,90 euro mi sembra, 200 ml, ma vi dura tantissimo perché basta poco prodotto ed è veramente fantastica. Poi ho preso il lavasmalto, questo qua a immersione con la spugnina, volevo provarlo e l'ho preso. Per quanto riguarda la casa, siccome era in offerta, ho preso la mucchina additivo bucato igienizzante con ammorbidente. Rimuove cattivi odori, igienizza in profondità, attivo a basse temperature, rimuove germi e batteri. Questo qua è formato da convenienza da 3 litri. L'ho riacquistato, io ne ho già una confezione che praticamente credo sia finita o quasi. Mi piace tantissimo questo prodotto per quanto riguarda non tanto l'igienizzante, che quello si igienizzerà, mi piace un sacco per quanto riguarda l'ammorbidente. Io con questo adoro lavarci gli asciugamani perché vengono fuori come se fossero stati asciugati nell'asciugatrice, quindi super super morbidi. Di solito gli asciugamani, quando vengono stesi al sole, poi insomma con il tempo diventano duri così e poi vi fanno lo scrub al sedere. Invece con questo qua ho lavato degli asciugamani che erano già in carta pecoriti e sono venuti morbidissimi, vengono proprio morbidi come se appunto fossero nuovi o usciti dall'asciugatrice, quindi mi piace un sacco e lo utilizzo appunto per questo scopo. Asciugamani, vestiti, le lenzuola non preferisco non usarlo perché ha una profumazione che è molto buona, ma si sente sui vestiti, su capi, e quindi preferisco nel letto, un po' per via della gatta, un po' anche per via mia, non mettere cose che profumano particolarmente perché poi mi dà fastidio. Però se cercate un ammorbidente fantastico, questo è fantastico. In più igienizza, perché comunque è un additivo come quello del Napisan, e in più sono 3 litri, quindi vi dura un sacco. Volevo segnalarvelo perché appunto è fantastico. Ho preso questo rotolo, questo è un rotolo di carta adesiva, ce n'erano varie colorazioni, modelli, del marchio Melinera. E praticamente è, vediamo se c'è, è una pellicola decorativa. Questa qua ho visto nel gruppo Facebook della Lidl, che praticamente le persone lo utilizzano per a mo' di carta da parati, diciamo. Io non voglio attaccarla al muro, anche perché secondo me poi si nota che è carta adesiva e è brutto. Però allora io ho preso questo qua effetto legno, tipo boh perché, vedete c'è poi la figurina, caso mai ve lo faccio vedere più da vicino. Questo appunto serve per il muro. Io in realtà non lo voglio attaccare al muro, non so ancora bene cosa ci farò, però costava pochissimo, pensavo magari o da usarlo per qualche sfondo nei video, oppure per fare delle foto su Instagram, o insomma vediamo. Per adesso lo lascio così e attendo. Ho visto comunque delle foto di gente che appunto l'aveva messa al muro e non era male, però ho paura che poi a vederlo dal vivo e da vicino si possa vedere insomma che è pellicola adesiva, quindi ecco, boh, sul muro non credo proprio di metterlo. Ultima cosa che voglio mostrarvi non è della Lidl, ma l'ho acquistato da Risparmio Casa.
Volevo prendere quello della Lidl, però nel momento in cui era uscito non avevo soldi. Adesso non c'è più. Sto parlando del robot aspirapolvere. Quello della Lidl è recensito benissimo e costa 99 euro, ma appunto non avevo soldi in quel periodo. Quindi ne stavo cercando un altro e alla fine mi sono imbattuta da risparmio casa in questo robot aspirapolvere della Mecchi, pagato 149 euro, che oltre a aspirare lava anche i pavimenti, quindi è una cosa fantastica. L'ho provato ieri sera, primissima impressione, e aspira molto bene. Il lavaggio ancora non l'ho provato. Ha il telecomandino, ha la voce della donnina che vi parla e vi dà il buongiorno e vi aggiorna su tutte le faccende di quel robottino. Ci sono pezzi di ricambio, il filtro di ricambio, potete mettere il timer, insomma, fa un sacco di cose per il prezzo che ho voluto prenderlo, perché io ho un aspirapolvere di quelle vecchissime col bidone che era di mia nonna e quindi è pesante, è scomoda, ha mille fili, mille cose, rimane impigliata, è pesantissima, quindi casa mia è grande, una volta che ho passato l'aspirapolvere in tutta la casa mi fa male la schiena, sudo soprattutto, ma anche in inverno, io che non sudo mai, ma soprattutto in estate delle sudate per dare l'aspirapolvere che veramente sto malissimo. E quindi ho pensato, magari ecco, una volta a settimana do un'aspirapolverata più profonda o con lo Swiffer o con la scopa, non lo so, però, e poi passo il cencio a mano, ma durante la settimana accendo lui anche un quarto d'ora al giorno e mi risolve il problema, anche perché la gatta in questo periodo spela un sacco, io perdo un sacco di capelli tutto l'anno e quindi ecco, il pavimento per quanto possa pulirlo rimane sempre un po' pieno di peletti, capelli, un po' di polvere perché c'è, anche se pulisco la polvere in casa c'è, e quindi ho voluto prendere lui per aiutarmi ecco a mantenere la pulizia della casa durante la settimana. Poi ovviamente non è che questo non ti leva il grosso dello sporco, questo robottino appunto serve per mantenere la pulizia, è ovvio che se avete uno strato così di polvere non so quanto possa funzionare, però mi piace, per ora come aspirapolvere mi piace, dovrò provarlo anche per lavarlo, per lavare il pavimento. Olivia all'inizio era impaurita, ora vuole staccargli a morsi le spazzoline che appunto spazzano in terra, vedremo, spero che non lo rompa. E quindi niente, questi sono stati gli acquisti che ho fatto da Lidl e appunto da risparmio casa. Fatemi sapere se avete provato con l'aspirapolverino, col robottino, perché sono curiosa di saperlo. Il video finisce qua, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!